Disposizioni urgenti in materia finanziaria. Riqualificazione della spesa. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale è convocato nelle sedute finali dell'anno per l'esame dei documenti finanziari proposti dalla Giunta e licenziati dalla prima commissione contenenti le disposizioni urgenti in materia finanziaria e la riqualificazione della spesa regionale. In apertura della seduta del 18 dicembre, l'Assemblea ha ricordato Riccardo Coppo, ex sindaco di Casale Monferrato, impegnato contro l'amianto, recentemente scomparso. In primo piano. Nella seduta del 18 dicembre l'Assemblea ha iniziato l'esame del disegno di legge che contiene disposizioni urgenti in materia finanziaria. Il provvedimento prevede, oltre all'aumento dell'IRPEF, la rideterminazione degli importi della tassa automobilistica. Critiche le opposizioni. Il nostro obiettivo è garantire stabilità, equilibrio al bilancio regionale risanando i conti pubblici. Questo disegno di legge è stato studiato per avere risorse certe e liquide da iscrivere a bilancio, ma è stato studiato per non toccare le fasce di reddito più basse. Insieme a questo, le altre misure che oggi sono allo studio della Giunta regionale insieme al Ministero dell'Economia e Finanze dovrebbero riportare il bilancio in equilibrio e permetterci di guardare nel 2015 alle vere priorità della nostra regione, che sono lo sviluppo economico e lo sviluppo del lavoro, che è la vera grande sfida della Giunta Chiamparino. Crediamo che la Giunta regionale con questa manovra di aumento delle tasse faccia un provvedimento profondamente sbagliato, intanto perché non si può più aumentare la tassazione locale e poi perché prima di aumentare le tasse è necessario fare più efficienza all'interno della macchina regionale. Quindi prima di tassare i cittadini è necessario vendere tutto ciò che è vendibile e solo alla fine, se non sono trovate le risorse necessarie, fare un piccolo aumento della pressione fiscale. È iniziato in aula il 18 dicembre l'esame del disegno di legge sulla riqualificazione della spesa regionale. Il provvedimento prevede diverse misure, tra cui la centralizzazione del pagamento dei fornitori in sanità attraverso Finpiemonte, risparmi sul personale, razionalizzazione delle società partecipate, riorganizzazione di ARPA, centralizzazione delle gare per il trasporto locale. Uno dei provvedimenti più importanti che dobbiamo assumere in queste sedute è la riqualificazione della spesa regionale. Per cui il disegno di legge 67 prevede per esempio una razionalizzazione dei costi del personale, una riorganizzazione dell'ARPA, misure sulla centralizzazione dei pagamenti nelle aziende sanitarie regionali. Insomma, riteniamo che solo una piccola parte dei provvedimenti sul risanamento possa derivare da nuove imposizioni fiscali. Il grande sforzo deve essere quello di ridurre le spese e riqualificarle per una regione più efficiente. Abbiamo lavorato in commissione per andare a migliorare degli articoli che avevano delle parti con le quali non concordavamo. Alcuni nostri emendamenti sono stati accolti, sono rimasti però nel testo del disegno di legge alcuni articoli che con la riqualificazione della spesa regionale hanno poco a che vedere e mi riferisco in particolare alla proroga del cosiddetto piano casa. Quello che siamo riusciti ad ottenere è la proroga di un solo anno anziché due come era previsto inizialmente dell'articolo, però andremo ulteriormente a lavorare in aula per andare a stralciare questo articolo.